Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 268 infatti gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti. Rispetto a ieri ci sono 4 nuovi casi di contagio di età compresa tra i 24 e i 59 anni. 27 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale, di cui uno, meno uno rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 240, più 2 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I 4 positivi di oggi distribuiti nelle 4 province. Sulla situazione attuale, sulla questione carenza dei vaccini e sulla riapertura delle scuole nel corso del TG6 delle ore 14, abbiamo ascoltato in diretta l'opinione del professor Giustino Parruti, primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Questa carenza che ci sarebbe sul territorio nazionale e anche in Abruzzo di vaccini anti-influenzali che dovranno essere utilizzati da qui a qualche settimana è un problema nazionale, ma che riguarda in questo momento l'Abruzzo. Vogliamo spiegare bene che cosa vuol dire carenza di vaccini in questo momento? Quest'anno la consapevolezza della popolazione che la protezione contro la malattia influenzale può sicuramente essere di rilievo per ridurre l'impatto di una circolazione eventuale del virus Covid è molto alta. Per questa ragione sta aumentando, ed è prevedibile che si mantenga alta, la domanda di copertura vaccinale anche da parte di persone che si collocano al di fuori di quelle fasce protette con indicazione specifica alla vaccinazione antinfluenzale. Per questa ragione, a fronte di un aumento della produzione, perché le aziende sono consapevoli da mesi che ci sarà una maggiore domanda di carattere internazionale alla vaccinazione antinfluenzale, ci potrebbe essere comunque una discrepanza fra l'aumento dell'offerta, probabilmente del 90-100%, e l'aumento della domanda, che potrebbe essere del 300-400-500%, quindi potremmo avere delle difficoltà. Però io direi di affrontare questa cosa con molta serenità. L'importante alla fine della vaccinazione è che non avanzi una singola dose di vaccino come è successo negli anni scorsi e che tutti i vaccini siano fatti soprattutto alle persone che ne abbiano bisogno e il prima possibile. I numeri dicono che la nostra regione tiene sul fronte dei nuovi positivi. C'era timore, lei stesso ce l'aveva detto qualche settimana fa, sul fatto che con l'arrivo delle vacanze, con l'arrivo di turisti e la partenza di tanti abruzzesi per destinazioni fuori dall'Italia avrebbero potuto portare delle problematiche. In realtà, fortunatamente, insomma, la situazione non è una situazione complicata rispetto anche ad altre regioni, professore, è così? Sì, è così, per fortuna è così, e io non perdo mai l'occasione per ringraziare tutto il grande gruppo che sta lavorando. Considerate che nelle ultime 2 settimane, ma in soprattutto insomma, dal 14 di agosto fino a ad oggi, negli ultimi 7 giorni, c'è stata un'attività costante di intercettazione, abbiamo moltiplicato i punti tampone, abbiamo intercettato tutti i voli possibili, insomma devo dire favoriti anche un po' dai volumi di movimento della nostra regione, che sono, se vogliamo, moderati, però di fatto possiamo affermare che il tasso di attacco secondario, cioè il numero di casi verosimilmente introdotti dalla circolazione dei casi di importazione, è molto basso, se non addirittura quasi nullo in alcune circostanze, come nel focolaio di Tocco, dove per fortuna non c'è stata nessuna disseminazione. E io sono molto contento di questo ultimo fatto, per esempio, perché vuol dire che la popolazione ci sta dando una mano a mantenere molto alta la guardia, cioè noi dobbiamo continuare a difenderci in modo tale che, seppure, lo dico tante volte ma preferisco ripeterlo, seppure qualche portatore sano circoli in mezzo a noi, noi riusciamo a difenderci dalla conseguenza di questa circolazione. L'altra cosa in effetti sta funzionando molto bene, perché eravamo arrivati a 23 ricoverati, adesso abbiamo un solo malato di rianimazione
rianimazione che sta andando decisamente meglio. Abbiamo dimesso oggi 2, forse 3 Covid, quindi sono tutti molto migliorati, in particolare questi 3 sono pronti per andare a casa, e abbiamo anche completato la definizione del percorso di molti dei pazienti in area grigia, cioè ricoverati con quadri polmonari sospetti, ma per fortuna non Covid. Quindi devo dire sta andando bene. Diciamo il relativamente ridotto impatto di questo virus aggressivo è legato a 2 fattori. Uno, che la diagnosi è diventata veramente precoce. Per fortuna non abbiamo avuto nessun paziente, tranne uno, quello che appunto sta in rianimazione, in cui c'è stato forse diciamo un certo tempo intercorso fra l'infezione e la diagnosi. Ma per quanto riguarda tutti gli altri casi, la diagnosi è stata precoce. La seconda cosa è che adesso sappiamo, nei casi che mostrano una tendenza alla progressione, come intervenire per ridurre il rischio di questa progressione, e questo si è visto per il fatto che ben 4 dei malati che avevano avuto bisogno, tutti e 4 i malati che avevano bisogno della ventilazione non invasiva, sono tornati alla ventilazione ordinaria pian piano in questo gruppo, senza progredire all'intubazione. Quindi chiaramente è evidente che il miglioramento delle conoscenze cliniche favorisce la buona gestione di questi malati. In questo momento dobbiamo essere sicuri di poche grandi cose. Allora, innanzitutto che dovremo andare a scuola con la mascherina, dico dovremo perché anch'io dovrò andarci quando farò i corsi come discente o docente, quindi non ce la faremo ad avere condizioni di sicurezza che ci permettano di togliere la mascherina ai ragazzi. Dovremo fare di tutto per ridurre al massimo il sovraffollamento degli ambienti, ma poi dovremo, e qui stiamo lavorando, insomma è work in progress, quindi non possiamo avere una risposta ancora definitiva, dovremo definire dei percorsi di tranquillità per evitare che si verifichino situazioni di panico o addirittura di ansia nei rapporti interpersonali. Questa è la sfida più grande, cioè se uno dei 20 ragazzi che sta in una classe diventa sintomatico, sarà tutto ben codificato, cioè sapremo dove devono andare a fare il test i ragazzi che sono coinvolti dalla vicinanza con quel caso, dove il caso dovrà andare a fare tutti quanti i suoi accertamenti. Ecco, io se c'è una cosa a cui richiamo è la tranquillità nel ritenere che in questo periodo che ci separa dalla riapertura, ciascun plesso scolastico, ciascuna organizzazione locale troverà la strada per dare la massima serenità allo svolgimento degli accertamenti, sia per chi dovesse risultare infetto o sospetto infetto, sia per chi rimane. Cerchiamo di evitare di montare un animo agitato che poi può portare a un cattivo anno scolastico. Ecco, io questo lo consiglio vivamente. E un migrante di 23 anni ieri è riuscito a eludere la sorveglianza H24 e a darsi alla fuga dal CAS di Civitella del Tronto. Mentre le ricerche del ragazzo sono ancora in corso, nella prima mattinata a Teramo c'è stato un vertice tra prefetto, forze dell'ordine e sindaco di Civitella. Al termine della riunione abbiamo ascoltato proprio il primo cittadino. Ho avuto rassicurazioni dal tavolo di prefettura e questura che ci sarebbe stata una nuova rivalutazione della situazione, e quindi attendiamo le prossime ore. Ci sarà un rafforzamento quindi della vigilanza, questo le hanno promesso? Sì, hanno detto che ci sarà una rivalutazione della situazione con un rafforzamento e una diversificazione del servizio. Sono ragionevolmente preoccupata, ma sono anche fiduciosa sul fatto che si interverrà. Però ritengo che il problema vada posto in termini più generali. Oggi stesso chiederò anche al presidente dell'ANCI, a Gian Guido D'Alberto, di farsi carico di convocare un tavolo con tutti quanti i sindaci. È inaccettabile che questa problematica venga gestita da una sola comunità, da un solo comune, e credo che ci debba essere una politica assolutamente diversa. Sto scrivendo una lettera indirizzata direttamente al Ministro e al Presidente del Consiglio, perché la problematica più grave, che è quella sulla quale dai primi istanti
appunto sto sottolineando il fatto che gli accertamenti sanitari in un periodo di emergenza sanitaria devono essere fatti prima che i migranti vanno collocati nelle comunità. È inaccettabile che ci sia un collocamento dei migranti senza un accertamento sanitario e che le comunità debbano gestire questa situazione. Questa è una situazione inaccettabile. I tamponi effettuati dall'ASL di Chieti sui dipendenti del Playa Blanco di Fossa Cesia sono tutti negativi. Il 2020 però termina qui per noi, hanno spiegato i titolari. Tutti negativi, tamponi sui 5 dipendenti dello stabilimento Playa Blanco di Fossa Cesia. Negativo anche il test sierologico sui gestori dell'attività, chiusa immediatamente in via precauzionale. Il 2020 per noi del Playa Blanco finisce qui, hanno scritto i titolari su Facebook, che quindi hanno deciso di non riaprire per questa stagione, benché ne avrebbero la facoltà. Tutti i dubbi di questa vicenda saranno discussi nelle sedi opportune, si legge nel post. Il riferimento è all'esito delle analisi di una struttura privata che avevano dato tutti esiti positivi, facendo scattare l'allarme nel comune in provincia di Chieti. Da oggi i dipendenti e titolari possono liberamente circolare. Lo stabilimento balneare, tra i più in voga del lungomare di Fossa Cesia, era stato chiuso una settimana fa a seguito dei paventati casi di coronavirus, per di più asintomatici, tra i dipendenti, e adesso riaprirà l'anno prossimo, così da concludere, nelle intenzioni dei titolari, questa stagione ormai troppo compromessa. Cambiamo argomento adesso, c'è preoccupazione ad Avezzano per il protrarsi del rischio amianto collegato all'incendio del centro di riciclo Casinelli. La polizia locale lo scorso 14 agosto ha diffidato la proprietà a provvedere alla rimozione in tempi stretti. Alla notizia che le coperture erano in amianto ci siamo immediatamente attivati come ufficio di polizia, impartendo una prescrizione immediata e cogente per la rimozione di tutto il pericolo. Proprio perché non passasse ulteriore tempo così inutilmente e si rischiasse di andare a contaminare ancora delle zone ancora più estese, più vaste, abbiamo stabilito un termine ridottissimo alla proprietà perché provveda alla riduzione, all'eliminazione del rischio amianto. Il 14 agosto scorso la polizia locale della città di Avezzano, al comando di Luca Montanari, ha emesso un provvedimento dai contorni anche penali per velocizzare e far completare le operazioni di rimozione dell'amianto presente all'interno del centro di riciclo Casinelli, distrutto dalle fiamme nell'incendio del 15 luglio scorso. La prescrizione l'abbiamo emessa il 14 di agosto, il giorno stesso che abbiamo avuto notizia della presenza di amianto. Noi siamo tempestivi, abbiamo lavorato in giornate, in tempo reale, era il 14 di agosto, l'unico ufficio aperto, e abbiamo provveduto a questa prescrizione con un ordine di natura penale. Se non viene rispettato ci saranno conseguenze di carattere penale. Un incendio di natura dolosa, sulla cui modalità pendono ancora le indagini dei carabinieri. Intanto qualcosa si è mosso. Ai primi di agosto la certezza della presenza di Eternit attraverso i campionamenti dell'Artabruzzo, materiale che ancora resta lì in attesa di un provvedimento ufficiale da parte di chi di competenza. In ballo c'è la questione che non ha possibilità di rimandi al domani la salute pubblica. E abbiamo stabilito un termine brevissimo che scadrà a fine mese. Quindi toccherà al proprietario comunque rimuovere questi rifiuti pericolosi. Toccherà alla proprietà provvedere, ovviamente sono rifiuti di proprietà privata e la proprietà privata dovrà farsene carico. Sulle polemiche per la nascita della nuova Pescara parla il presidente della Commissione Comunale Statuto Claudio Croce, che non esclude uno spostamento al 2024 della nascita della città metropolitana. Avvocato Croce, si torna a parlare con forza della nuova Pescara, si avvicina il giorno in cui dovrebbe entrare in vigore questa città metropolitana, ma ci sono delle polemiche, negli ultimi giorni ce ne sono state diverse che hanno anche riguardato i sindaci di Montesilvano e di Spoltore. Lei è presidente della Commissione Comunale Statuto di Pescara, cosa si sente di dire? Allora, innanzitutto
Si sta parlando della nuova Pescara già da 2 anni, da quando noi siamo entrati, da 1 anno e mezzo, da quando noi siamo stati eletti al Consiglio Comunale di Pescara, e nella commissione che io presiedo, che tra le varie cose si occupa appunto anche del processo di fusione della nuova Pescara, è l'argomento principe della commissione da me presieduta, e quindi ne stiamo parlando da sempre. I problemi dovuti al Covid e anche il periodo estivo probabilmente hanno fatto rallentare ancora di più questo processo. In realtà io credo semplicemente che l'ufficio di presidenza del Comune di Pescara voglia tenere alta l'attenzione su questo processo di fusione. L'atteggiamento comunque dei consiglieri e dei sindaci delle 3 città, sia pure con visioni diverse, sia stata sempre propositiva. Quindi in realtà io penso che si stia comunque lavorando verso questa direzione. Però c'è il rischio, e non lo diciamo noi, che il 1 gennaio 2022 possa non nascere la nuova Pescara, possa esserci uno spostamento più avanti della fusione delle 3 città. C'è questo rischio, c'è questa possibilità? Allora, la possibilità è concreta, ma soprattutto perché lo dice la legge regionale 2018 che ha istituito la nuova Pescara, e sappiamo che l'ha istituita a seguito del referendum che c'è stato negli anni precedenti. E la legge regionale ha stabilito che l'istituzione della nuova Pescara debba iniziare dal 1 gennaio 2022. Nel processo di fusione i comuni devono fare determinate azioni e attività che si stanno facendo probabilmente con un po' di ritardo, ma si stanno facendo. Fatte determinate attività, i consigli comunali di tutti e 3 i comuni, se si rendono conto che non si è ancora pronti, possono, e questo lo dice la legge regionale, votare per uno spostamento al 1 gennaio 2024, e qui rientriamo ancora nelle disposizioni della legge regionale, quindi sotto questo aspetto non c'è nulla di nuovo e nulla di diverso, anzi lo dice la legge stessa, quindi siamo ancora all'interno di tutto ciò che ha disposto la legge. Diciamo che dal 27 agosto, poi ci sarà l'assemblea costitutiva il 7 settembre, dove tutto ciò verrà votato, da lì poi finalmente si inizierà a lavorare nel concreto proprio sotto la parte tecnica dell'unificazione dei servizi. E il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha presentato le liste che lo sostengono ed ha esposto i punti salienti del suo programma di governo della città. Sono liste che rappresentano la avezzanesità, come ho detto nella conferenza stampa, che rappresentano in parole povere un legame forte che deve esistere nella città di Avezzano con la Marsica e la Marsica con la città di Avezzano. Difatti ci sono anche 2 liste che fanno riferimento al territorio marsicano. Tanti temi presentati dall'ospedale al tribunale, ma anche un occhio attento ai giovani. La consulta dei giovani è una delle nostre priorità, dove metteremo e chiameremo i giovani, come già è stato fatto una 15-20 anni fa, mi ricordo, si fece un esperimento del genere. Noi oggi lo dobbiamo riproporre perché abbiamo necessità che i giovani crescano con una politica sana, non di tifoserie, e così pure la consulta dello sport, delle associazioni, dove ci si riunisce, si fanno e si esprimono dei pareri su dei provvedimenti che riguardano le competenze specifiche delle consulte, oppure le consulte possono anche fare delle proposte, e quindi delle proposte proprio di deliberazione per essere portate in consiglio comunale ed essere adottate. Ha parlato anche del polo universitario. Era uno dei progetti importanti che faremo qui al Parco dell'Arsa, il Palazzo Arsa, dove metteremo sia giurisprudenza che agroalimentare, con la quale già era stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Ho sentito il rettore di Teramo, ha riconfermato la disponibilità. I cittadini di Avezzano questa volta sapranno scegliere, sceglieranno la sicurezza, chi può mettere in sicurezza la città, e sceglieranno naturalmente chi non farà brutti scherzi. Io sono conosciuto da tutti i cittadini, sanno che la città la vivo tutti i giorni, e con tutti i cittadini sono stato sempre il loro punto di riferimento, anche quando non ero sindaco. La lezione del professor Umberto
Galimberti su Nichilismo e Libertà ha chiuso la seconda edizione di Reflex ad Alba Adriatica. Ottimo il successo di pubblico della manifestazione, che ha proposto riflessioni sul pensiero contemporaneo. Nichilismo e libertà, lei è partito, professore, dal concetto di libertà, da un assunto: la libertà non esiste, esiste la percezione, l'idea di libertà. Sì, le idee sono più importanti delle cose, perché noi lavoriamo con le idee, non con le cose. Se tutti crediamo che la libertà esiste, accade una storia dove tutti sono persuasi di essere liberi, però dopo le idee vanno anche messe in graticola per vedere se sono fondate oppure se sono delle abitudini mentali, e qualora fosse delle abitudini mentali bisogna ricominciare a pensare un po' a tutta la storia per vedere se è una storia legittima oppure se è una storia infatuata, perché oggi se ne vendono tante idee sbagliate. Questa è almeno un'idea degna, perché sulla libertà si è costruita una bella storia. Lei ha detto che il periodo storico è sicuramente peggiore rispetto a quello che hanno vissuto le precedenti generazioni. Certo, perché quando io avevo 20 anni era tutto molto più semplice, sapevo quello che dovevo fare, gli obiettivi che mi ero proposto erano raggiungibili in brevissimo tempo. E quindi era un'epoca in cui effettivamente non c'era una dimensione, manca lo scopo era lì davanti, invece allora manca per davvero, e quando manca lo scopo dopo devi domandarti perché sto al mondo e con che spirito sto al mondo, quando gli obiettivi non sono raggiungibili e quando le mie aspirazioni diventano dei sogni perché non sono realizzabili. E il nichilismo è quella cosa qua, e i giovani ci nuotano dentro purtroppo in questa stagione. Poi però la sua proposta è stata agire in qualsiasi modo. Beh, già agire era per consolare la platea, però di fondo i nichilisti attivi sono nichilisti che riconoscono di essere in una dimensione nichilista, mentre la gente lo nega di solito, dice ah, questi sono il professor Galimberti che è nichilista. No, il nichilismo c'è, e allora loro lo riconoscono, i nichilisti attivi, però sono attivi, si danno da fare, non stanno sul divano a aspettare il reddito di cittadinanza, si muovono, perché qualsiasi lavoro, anche il più semplice, del resto anch'io, figlio di una famiglia di 10 figli, per studiare dovevo andare in Germania a fare l'operaio, dopodiché quell'esperienza lì mi è servita molto, ho capito cosa vuol dire una fabbrica, ho capito cosa vuol dire il lavoro, ho capito cosa vuol dire gerarchia, ho capito cosa vuol dire ubbidienza, soprattutto in Germania. Adesso apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con il ciclismo, andando in diretta nella sala consigliare del comune di Pescara, perché poco fa, vedo e saluto e ringrazio Paolo Renzetti, si è conclusa la conferenza stampa della presentazione del trofeo Matteotti edizione numero 73, che si svolgerà tra 9 giorni, sabato 29 agosto, pardon, sempre a Pescara. Buonasera Paolo, insieme ad un ospite molto molto gradito, visto che peraltro siamo anche di giovedì, quindi insomma il tema delle due ruote ci sta a pennello. Eh sì, grazie, grazie Jacopo, in diretta dalla sala consigliare del Comune di Pescara, dove da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di presentazione, come ricordavi giustamente tu da studio, della 73esima edizione del trofeo Matteotti, che si correrà a Pescara il 29 di agosto. Due ospiti per la precisione, se ne è aggiunto uno, il bello della diretta, oltre a Stefano Giuliani, direttore tecnico del trofeo Matteotti, Gianfranco Ulisse, che non ha bisogno di presentazione, un amico di TV6 e della trasmissione Velo. Allora Stefano, 73esima edizione del Matteotti, possiamo dire che insomma il ciclismo è stato più forte anche del Covid-19. È quello che vogliamo dimostrare, Matteotti finisce il 29 sera e quindi lì possiamo dire così. C'è ancora tanto lavoro da fare, diciamo che ci siamo messi alle spalle tante cose, tante difficoltà, come fa proprio il ciclismo, salita, discesa e poi di nuovo salita. Adesso non vedo l'ora che arriva il 29 per magari, ecco, essere soddisfatti di qualcosa di eccezionale, perché è veramente difficile, già era difficile prima, figuriamoci in questo periodo. Era fondamentale, Stefano, garantire la continuità di questa manifestazione nonostante le grandi difficoltà del momento a livello nazionale?
Ma la difficoltà è stata proprio nella scelta, perché inizialmente sembrava quasi impossibile, però chi mi conosce forse la determinazione che ho messo nello sport e nella vita, magari anche criticabile perché trascuri anche dei valori molto probabilmente più importanti, però quest'anno ancora di più. Rientriamo dal collegamento perché insomma avete visto che si è interrotto il collegamento con Pescara, tra poco magari ci torneremo e allora andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di calcio di Serie C, conferenza stampa questa mattina del presidente del Teramo Franco Iachini, che ha tracciato le linee programmatiche della nuova stagione biancorossa, una rosa di 5 nomi per il nuovo tecnico ma anche un affondo pesante contro l'amministrazione comunale e il sindaco di Teramo. Rei, secondo Iachini, di non far seguire i fatti alle parole, lo ascoltiamo. Torno purtroppo a ribadire nuovamente che ad oggi non abbiamo ancora un campo per le nostre squadre giovanili. Quando voi sapete tutti, e mi ripeto per l'ennesima volta, che a giugno dell'anno scorso mi si assicurava che entro fine del mese di settembre 2019 sarebbe stato predisposto un bando con aggiudicazione dell'assegnazione. Quel bando dopo un anno non è stato ancora partorito e noi con il settore giovanile in espansione, la crescita, in espansione, in crescita, siamo ancora senza una struttura idonea. Questo mi rammarica, mi duole, perché sinceramente la nostra amministrazione, il nostro sindaco in particolare, è molto bravo a parlare, però fa seguire pochi fatti. Io questo glielo dico apertamente, non ho paura, non ho temo, non ho nulla da nascondere, però purtroppo oggi o si fanno i fatti oppure le cose non si fanno. Da stante queste condizioni io proprio non farò più niente, è proprio diverso, non è che il progetto si sposta di un anno, se non cambia questo territorio, se non cambiano queste istituzioni a promettere a non fare, qui dentro io non farò più niente, ma è pacifico, sarei un idiota se facessi qualcosa, un idiota. Ma se non riesco ad avere un semplice campo dell'acqua viva, dove, non che me lo devono dare, perché io sto chiedendo di fare un bando, perché nessuno ha chiesto gratis qualcosa. Oh, e allora il problema non può essere, è normale che io, se sto continuando, ci sarà un momento in cui arriveranno le cose che si fermeranno, sarà naturale la logica fermarsi, non è che qui c'è qualcuno che continua ad andare avanti, a buttare soldi, perché c'è qualcuno che continua a promettere nel tempo e a non fare le cose. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo, quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene, perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore vuol dire che chi ha lavorato bene. So qual è la domanda, vi dico subito, non mi chiedete dell'allenatore perché non mi rispondo, anzi però vi faccio un'altra cosa, vi do 5 nomi, in questi 5 nomi forse c'è l'allenatore: Di Donato, Grassadonia, Coppitelli, Turrini e Moriero. E i gironi, noi sulla carta, purtroppo per la deficienza delle squadre del sud, deficienza nel senso di mancanza, dovremmo, se si rispettano i criteri dello scorso anno, essere nel girone C. Però questo non è detto, perché comunque sembrerebbe che si possono adottare anche altre formule, noi ce lo auspichiamo, però questo non dipende da me, purtroppo questo dipenderà dal consiglio direttivo di Lega che si terrà la prossima settimana, dove si metteranno delle basi, poi dovremo aspettare anche quello che accadrà il 31 agosto alla commissione di deferimento per quanto riguarda le due squadre sempre coinvolte, come sapete benissimo, mi sembra Bitonto e Picerno.
Allora torniamo a Pescara, perché insomma abbiamo ripristinato il segnale in diretta con la sala consigliare del comune adriatico. Torniamo da Paolo Renzetti. Insomma, prima vi avevamo bruscamente interrotto, non per colpa nostra ovviamente, per questioni meramente tecniche. Di nuovo a te Paolo. Perfetto, allora stavamo parlando con Stefano Giuliani e ringrazio anche Gianfranco Ulisse per la presenza di questo Matteotti, 73esima edizione. Dicevamo, Stefano, era importante garantire la continuità di questa manifestazione. Sì, come ho detto più volte, forse sono ripetitivo, il Matteotti è nato proprio nella seconda guerra mondiale, che era il 45, il 46 l'ha vinto Gino Bartali, speriamo che quest'anno lo vinciamo noi, nel senso ironico. Era importantissimo secondo me ripartire, poi poteva andare bene, poteva andare male, perché il rischio c'era e c'è. Quindi se riusciamo a fare un grande Matteotti, secondo me c'è anche un'altra valenza, ecco, e sono orgoglioso insieme a Daniele Sebastiani di fare questo Matteotti, perché molto probabilmente tante volte ti viene la voglia di mollare, invece siamo andati avanti e spero che poi alla fine abbiamo ragione noi. A proposito di Daniele Sebastiani, presidente del Trofeo Matteotti, questa sera era assente per impegni di lavoro, mandato il suo saluto ovviamente a tutti i presenti, sarà ovviamente presente a Pescara il giorno della gara. Ma entriamo nel vivo della manifestazione sotto l'aspetto tecnico-sportivo. Stefano, nonostante tutto ci saranno 26 formazioni al via di questo Matteotti, in extremis c'è stato il forfè della Movistar. Sì, purtroppo ci sono gare importanti in concomitanza e quindi si fa un po' i conti con gli infortuni, con magari dei malanni, e quindi all'ultimo momento addirittura due squadre World Tour hanno dovuto mollare. Io quello che voglio dire, 26 squadre, anche perché abbiamo voluto quest'anno, visto che comunque è un anno molto particolare, non fare squadre da 7 e precludere magari l'invito a qualche squadra, di far partire la squadra in 6 per dare la possibilità a tutto il mondo del ciclismo, ricchi e poveri come si dice, World Tour no, perché deve essere una giornata di festa, magari non allo stesso livello dell'anno scorso, che era magari con gli arrosticini e più festoso, però deve essere un Matteotti che deve dare motivazione a tutti quanti, perché il lockdown comunque io penso che qualcosa ci abbia lasciato, quindi questa ripartenza darà fiducia a tutto l'Abruzzo, senza sottovalutare a livello mediatico che in tutto il mondo ci seguiranno. A proposito di ciclismo, Stefano, poi ovviamente i nostri telespettatori nel corso delle altre edizioni del TG e anche credo di Velò questa sera ascolteranno l'intervista che abbiamo realizzato con l'assessore regionale allo sport Guido Liris, Abruzzo che si candida, si offre di ospitare i mondiali di ciclismo che sono saltati in Svizzera. Ma io me lo auguro, perché con la bike economy, diciamo, qua oramai si va in bicicletta anche con le bici, come si dice, elettriche, quindi tutti quanti possono andare in bicicletta. Se arriva il mondiale porta un indotto economico, tante volte chi ci vede, perché purtroppo c'è questa differenza, che va in bici non rispetta chi va in macchina e viceversa, dopo la bicicletta non rispetta il pedone, quindi un po' di caos c'è, però dobbiamo guardare la parte propositiva, che è l'Abruzzo, le bellezze che abbiamo non le pubblicizziamo abbastanza, e quindi se arriva il mondiale io sono il primo tifoso, perché il mondiale ti porta un indotto anche di economia, di lavoro, per gli alberghi, per il territorio, gente che tornerà. Nel piccolo non è un mondiale, per noi è un mondiale il Matteotti, porta veramente persone sul territorio, perché piano piano anche le piste ciclabili e tutto. Io ho fatto giro d'Italia come diretto sportivo, siamo partiti dall'Olanda, è qualcosa di eccezionale. Noi cosa ci manca? Ci manca crederci un pochino di più, quindi l'appello che faccio, crediamoci di più e benvenga il mondiale. E dunque, in attesa di capire se ci sarà davvero la ghiotta occasione di ospitare il mondiale di ciclismo in Abruzzo, notizia che ci ha dato questa sera nel corso della presentazione del Matteotti l'assessore regionale allo sport Guido Liris, concludiamo qui questo collegamento da Pescara. Un saluto da parte di Gianfranco Ulisse e i nostri telespettatori. Io volevo congratularmi con gli organizzatori, che veramente hanno dato l'anima, la dimostrazione il grande Renzetti che si trova lì dietro le quinte, che non dietro sono le io, quinte. Veramente un grazie di cuore, e
Alla grande sempre. Grazie, grazie a Stefano Giuliani, a Gianfranco Ulisse, dalla sala consigliere del comune di Pescara è tutto. Linea allo studio a te, Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie, grazie ovviamente ai tuoi ospiti. Tematica questa del trofeo Matteotti, che ovviamente di cui parleremo anche questa sera nel corso dell'appuntamento classico del giovedì di TV6 con Velo. Noi possiamo rientrare perché con questo collegamento si chiude il nostro telegiornale. Ovviamente, come detto, a partire dalle 21 la nostra rubrica di ciclismo Velo, Matteotti e non solo, ovviamente Giro di Lombardia ma anche pista in Abruzzo sul velodromo di Lanciano, tanti gli argomenti che affronteremo questa sera. Il TG6 torna invece alle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.